Sognare si può, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, benvenuto al nostro sognatore di oggi che è Paolo Farina. Buongiorno Grazie, ciao, buongiorno a tutti. a tutti, intanto un buongiorno speciale a quelle persone che già si sono collegate con noi, quindi voglio mandare un saluto, un ringraziamento a Simone, ciao Simone, e un saluto e un ringraziamento alla nostra Gabriella, amica comune. La Assolutamente. nostra Gabriella Roti Roti, il mio vulcanino, che è a tutti i nostri amici dell'angolo del confronto, ovviamente, perché l'angolo del confronto è questo gruppo enorme di artisti di vario genere, di sognatori, quindi a Sognatori, 360 certo. gradi, che amministra appunto la Gabri. Quindi un salutone, un bacione a tutti, tutti, tutti. E quindi un saluto anche alla nostra Lucia Simonis. Si parla di sogni? Eccomi, Lucia è un'artista spettacolare e quindi ovviamente una grandissima sognatrice. E dopo questo, perdonami, questa introduzione piena di saluti, perché io sono contentissima quando le persone sono già con noi ad ascoltarci subito, 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 prima ancora di iniziare a parlare di te, che sei, io ti ho descritto come un sognatore. E Certo. allora, Paolo, chi sei tu che sei venuto qua a trovarci con i tuoi Dunque, sogni? allora, molto semplicemente io sono Paolo, ho 58 anni e sono un sognatore perché dopo tanti, tanti anni di lavoro, più di 40 anni, io ho iniziato nel 79 da ragazzino, quindi operaio, studente, lavoratore, fino a diventare manager di quella che è una grande società ancora presente a Torino. E cause di forze maggiori, quindi il Covid, praticamente mi sono trovato davanti a un bivio. Questo bivio mi ha posto davanti a quelle che erano due vie molto nette. La prima era continuare in un mondo del lavoro dove quelli che erano i miei valori, quelli che sono tuttora i miei valori, quelli che mi hanno guidato tutta la vita e che mi sono stati insegnati anche durante la mia vita, li stavamo piano piano accantonando, vengono cancellati dal mondo del lavoro di oggi. Un po' sì, eh. E sì, decisamente quello che sono il rispetto della capacità e dell'essere umano, piano piano li stiamo decisamente Ce li perdendo. stiamo giocando, sì, Sì. effettivamente. Mentre la seconda strada era quella di perseguire i miei sogni e quindi io un anno fa di questo periodo ho preso una decisione drastica e ho deciso di cambiare e ritornare a quello che il ragazzino sognava di fare, ovviamente con la maturità e con l'esperienza di una persona che ha 58 anni. E questo, diciamo, cosa ha comportato per te? Ti vedo mentre ne parli con una grandissima gioia negli occhi, no? Quindi questo immagino che sia stata una decisione che ti ha portato, non so quanto sofferta, magari sicuramente ragionata, però ti ha portato sicuramente quella gioia negli occhi che Certo, hai adesso mentre ne parli, no? Quindi di assolutamente. sicuro è stato qualcosa, una scelta positiva per te. Sì, mi sono reso conto, guarda, una battuta. Io ho sempre espresso, per esempio, con le mie figlie, io quando sarò in pensione farò questo, farò quest'altro, farò quest'altro. Ma le mie figlie in realtà non ci credevano perché dicevano: papà, tu sei talmente, cioè. Un esempio di una mia giornata lavorativa era il mattino presto parlavo con la Cina, la sera tardi parlavo con il Messico, con gli Stati Uniti. Quindi 12, 14, 16 ore, no, di Insomma. ritmo. Mentre invece i miei sogni erano diversi. E un anno fa, causa forza maggiore vuol dire che a un certo punto mi è stato chiesto di fare determinate cose, io mi sono detto no. E mi rendo conto di essere un fortunato perché tantissime persone si sono trovate davanti a problematiche di questo tipo. Certo. E io forse questa fortuna me la sono creata, non lo so, però ho deciso no, ho detto basta. Basta perché io penso che perseguire i sogni
non puoi cedere sempre e abbassarti a tutti i compromessi possibili e immaginabili. A un certo punto devi tirare il freno a mano, questo è il gesto vecchio, si vede da lì che sono vintage, tiri il freno a mano e dici no, basta, e ho iniziato a seguire un percorso che non è completamente diverso, perché tu non ti puoi dimenticare e non puoi resettare quella che è stata la tua vita, ma ho iniziato ad applicare quello che io ho imparato e per realizzare i miei sogni. E quindi questo cosa significa in parole povere? Come? Cosa hai fatto? Dai, facci entrare all'interno tuoi sogni, dei tuoi metodi. Praticamente io penso che tutti quanti, no? Abbiamo da ragazzi, da giovani, tutti abbiamo dei sogni, e chi ha desiderio, chi sogna di fare qualcosa di importante per sé, per la società o per qualcuno in particolare, e così via. E poi però piano piano si entra in quelli che sono i ganghi della società, quelli che sono i meccanismi della società, e a un certo punto prendi delle responsabilità e fai delle scelte tali per cui i sogni piano piano diventano obiettivi, diventano target, quindi diventa il fatturato da aumentare, l'effetto di mercato, devo abbassare gli scarti, come era nel mio caso, che ero responsabile della qualità, e tutti questi target o obiettivi ci rendono simili. E quindi noi all'interno della società ci muoviamo tutti in un modo molto simile l'uno con l'altro, e mentre invece i sogni sono quelle cose che distinguono ognuno di noi, quindi che ci contraddistinguono. E quindi io a un certo punto cosa ho fatto? Non ho fatto altro che pensare di realizzare i miei sogni usando il metodo che ho imparato in più di 40 anni di lavoro, esattamente 42, in più di 40 anni di lavoro. Cioè, come fai a sapere se stai facendo bene il tuo lavoro? Hai degli indicatori, ok? Come fai a sapere se i tuoi sogni li stai realizzando? Usa lo stesso metodo, io sto usando lo stesso metodo. Ho, ad esempio, uno dei sogni che ho realizzato per adesso, e poi bisognerà vedere se riesco poi a pubblicarlo, e scrivere un libro, perché i sogni entrano nella sfera, ovviamente nella sfera emotiva. Dov'è che si ha una grande applicazione di questo? Nel mondo dell'arte. Sì. Quindi i grandi artisti sono ovviamente persone emotive che esprimono le proprie emozioni attraverso vari sistemi, cioè il pittore, il musicista e così via. Io molto più banalmente, molto più semplicemente, ho pensato di esprimere le mie emozioni attraverso la scrittura. E ho scritto un libro che ho finito, e ce l'ho fatta, ho applicato il mio metodo che ho imparato. Il metodo Farina. Il metodo Farina che ho applicato. Mi sono dato degli indicatori, perché poi sarà curioso capire quale mente perversa può dare degli indicatori per sapere se stai scrivendo bene il libro o meno, ma questo è un altro discorso. Vabbè, però il tuo metodo ti ha portato comunque a tirare fuori dal cassetto questo sogno, poi magari ce ne sono altri, no? Ce certo. Ne sono sicuramente tantissimi, certo. Ma ti ha portato a tirare fuori questo sogno qui, concentrarti su di esso e realizzarlo, e per realizzarlo comunque hai dovuto spendere delle energie, ti sei dovuto informare, hai dovuto capire come fare, no? Assolutamente. Come hai fatto a realizzare questo sogno? Ma guarda, una cara amica mia, che lei è un'autrice anche di quelle brave, mi ha consigliato ma perché non guardi la scuola Holden che c'è a Torino e così via, e perché ovviamente se vuoi fare un qualcosa devi appoggiarti a un maestro, qualcuno che ti indichi il sistema, la via e così via, no?
adesso non voglio paragonarmi, però anche il grande Leonardo da Vinci andava a bottega da ragazzo. Ah, certo. No. E io, ma... scusate il paragone, però per dire, anche i grandi geni non hanno dovuto farlo. Quindi io nel mio piccolissimo angolo e così via, ho iniziato a seguire delle lezioni online della scuola Holden che mi hanno veramente aperto un mondo e che poi ho fatto mio, e quindi applicando quello che è la mia esperienza di manager, di responsabile e così via, dandomi dei tempi, dandomi anche delle priorità, ho iniziato a tempificare le attività. Ed ecco qua che esce fuori il manager. Time. Certo. Il timing. No? Sì. Ma ci vuole, perché io penso che anche cioè chiunque scriva, o comunque chiunque faccia un'opera sua propria, che può essere un'opera musicale, anche un quadro e così via, ha già in testa come farlo e come deve essere e quali sono le emozioni che deve suscitare. Quindi se applichi il metodo alla scrittura, per esempio, cosa fai? Inizi a pensare che i momenti drammatici non possono occupare, non possono essere dilatati a lungo. Il personaggio non puoi andare a descrivere il bottone del panciotto che stava sulla camicia a fiorellini e così via. Ma del personaggio devi descrivere quello che una persona leggendo può, perché poi ognuno di noi legge e interpreta. Certo, assolutamente. Quindi, sì. Perché dentro la nostra testa noi facciamo il certo. nostro film, no? Esatto, Perché infatti tante volte è difficile andare a vedere un film di cui si è letto il libro, perché questo povero regista mai riuscirà a mettere sullo esatto. schermo il film che noi abbiamo immaginato, con i personaggi che ci siamo immaginati a nostro modo, no? Quindi certo. è difficilissimo che, almeno a me è capitato veramente quasi mai, di poter dire questo è un bel film, nonostante lo fosse, di un film appunto visto di cui avevo letto il libro, perché nella mia testa c'era il mio film. Certo. Ed era più bello di quello lì, ovviamente, no? Ma ognuno di noi, quando legge, almeno a me capita così, io a ogni personaggio do un tono di voce. Quindi quando leggo il libro ogni personaggio ha un proprio tono, e quindi anche una, se ovviamente non è lo stesso autore che guida, quindi magari mette dei commenti tipo con voce bassa o così via, però se, altrimenti ognuno di noi con la propria immaginazione dà un tono di voce. Quindi se vai a vedere il film ricavato da quel libro e trovi il tono di voce che è completamente diverso, dici no, non è possibile. Sì, non è lui, non, non è, lui. È lui. Esatto, esatto. E quindi, essendo io uno che legge tanto, io vivo, ho sempre vissuto di libri, quando andavo in giro per il mondo per lavoro, alla fine mi sono comprato anche il libro elettronico, e dove ho caricato decine e decine di libri, perché non potevo portarmi una valigia di vestiti e l'altra. Guarda, sembra banale, però se vai in giro per 2 o 3 mesi in un paese straniero e sei abituato a leggerti un libro alla settimana, è un problema. Tu hai bisogno di 2 valigie. E ti certo, devi portare 10, e tra l'altro 10. Pesano. E pesano. Un bel po', un bel po'. Perdonami, voglio dare un salutone grandissimo al nostro Vito Garofalo. Ma ciao, il nostro comico chef, tra le altre cose, ma è anche un pittore, Vito. Dice, ciao, buona giornatona, sono interessato. Ma grazie, Vito. Laura, la mia maestra, artista anche lei. E buongiorno Dean, buona giornata. Ancora Michele, ciao Miki. Hai fatto foto anche oggi, lui è fotografo per eccellenza. E naturalmente un salutone sempre a tutte le persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno, perché questa nostra chiacchierata è riascoltabile, come sappiamo, e quindi chi non ha potuto ascoltarci in diretta si consideri assolutamente salutato da noi, e grazie comunque a tutti coloro che ci ascolteranno. Grazie. Senti un po', ti ho interrotto perché mi sembrava bello condividere queste, certo.
queste nostre parole con chi ci manda i suoi saluti, no? Che ci fa sentire che sono presenti. È bello. È come fare una chiacchierata virtuale con tante persone. Sì. E se qualcuno ha un commento o un proprio pensiero, che magari abbiamo la fortuna anche di scatenare una reazione, un commento, una riflessione, ben venga, perché è lo scambio che ti fa crescere. Esatto. E ti arricchisce. Assolutamente. E la cosa che mi fa sorridere un po' è che le persone che vedo qui scorrere, sono molti di loro, sono sicura perché le conosco, che sono dei sognatori, no? Poi il come ognuno di noi sogna, sai, è sempre relativo, no? Ognuno, certo, ha i propri sogni nel cassetto, quelli che ha già realizzato, quelli che vorrà realizzare, quelli che invece è lì che ci sta ancora macinando un po' su, no? Ed è bellissimo tutto questo, no? Sapere che siamo tanti. Assolutamente. E secondo me, se riuscissimo a essere la maggioranza, perché purtroppo magari, cioè, siamo la maggioranza, però non emergiamo tutti. Se riuscissimo ad essere la maggioranza, questo mondo lo miglioreremmo tantissimo. Sono convintissima. Senti, cosa ci vuoi dire? Ti vedo, ci hai portato delle perle di saggezza. No, sono sono due, di cui una particolarmente, io sono molto legato a questo perché l'ho scoperto, è Mario Andrade, è un autore brasiliano e dei primi del Novecento, se non erro è mancato verso il 45-46, e io ho avuto la immensa fortuna di vivere qualche anno in quel fantastico paese e di conoscere delle persone meravigliose, e mi sono avvicinato e ho scoperto queste cose, e lì devo dire che c'è stato il primo switch. Quando ho letto una cosa, vorrei leggervela un pezzo, non se mi permettete. Ma certo che ti permettiamo, assolutamente sì. La mia anima ha fretta. Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo per vivere da qui in poi rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora. Mi sento come quel bambino che ha vinto un pacchetto di dolci. I primi li ha mangiati con piacere, ma quando ha compreso che ne erano rimasti pochi, ha cominciato a gustarli intensamente. Non ho più tempo per riunioni interminabili, e qua mi ci sono riconosciuto. Sono io. Dove vengono discussi statuti, regole, procedure e regolamenti interni, sapendo che nulla sarà raggiunto. Non ho più tempo per sostenere le persone assurde che, nonostante la loro età cronologica, non sono cresciute. Il mio tempo è troppo breve, voglio l'essenza, la mia anima ha fretta. Non ho più molti dolci nel pacchetto. Voglio vivere accanto a persone umane, molto umane, sognatori. Sì, che sì. Sappiano ridere dei propri errori e che non siano gonfiate dai propri trionfi e che si assumano le proprie responsabilità. Così si difende la dignità umana e si va verso della verità e onestà. È l'essenziale che fa valer la pena di vivere. Voglio circondarmi di persone che sanno come toccare i cuori, di persone a cui i duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell'anima. Sì, sono di fretta, ho fretta di vivere con l'intensità che solo la maturità sa dare. Non intendo sprecare nessuno dei dolci rimasti. Sono sicuro che saranno squisiti, molto di più di quelli mangiati finora. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fine soddisfatto e in pace con i miei cari e la mia coscienza. Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una. Guarda, sono parole sante che condivido, conosco e condivido. L'ultima frase è molto nota, no? Sì. È quella che gira tantissimo sui social, sui post, perché effettivamente è d'effetto. E però con la parte precedente, sì, unita, ha molto più senso, no? Cioè, raggiunge il significato. Infatti, ripeto, mi sono reso conto che in effetti rispecchiava molto quello che era il mio sentire. Ovviamente poi, parlandone con tantissimi colleghi e amici che eravamo lì in questo posto fantastico, ci siamo riconosciuti.
ci siamo riconosciuti e poi ognuno di noi ha la propria reazione, c'è quello che fa la riflessione, succede a molti, fa la riflessione e poi il giorno dopo è preso dalla riunione, dal target, dalla cosa e accantona. E l'ho fatto per tanto tempo anch'io e poi in realtà mi sono reso conto che hai due vite e la seconda inizia quando ti rendi conto che in realtà ne hai solo una. Esatto, e quindi questo tempo che è sacro, dobbiamo realmente, diciamo, viverlo nella maniera migliore possibile, proprio perché è quello. Certo, assolutamente. E quindi non ci sono soluzioni, non possiamo sprecarlo dal mio punto di vista. Solo che tante volte, come giustamente dicevi e come lì riportato in maniera veramente molto chiara, ci facciamo un po' travolgere da tutto ciò che ci gira intorno, che in realtà non ci interessa anche poco, tutto sommato, magari, sì. A parte la frenesia, no? Perché sei dentro quel circuito che, per cui devi raggiungere l'obiettivo, devi fare questo, devi fare, però di fatto che ti dia veramente qualcosa al cuore in quella situazione non c'è. No. È tutto molto, molto superficiale, se vogliamo, utile, perché adesso non voglio neanche passare per quella che ritiene che il lavoro non serva, i soldi non servono, tutto serve. Questa è la, per sopravvivere, ma prego. È la seconda parte, perché giustamente tu hai posto un punto molto molto netto, che è molto importante. E lì è scattata la seconda parte, il secondo sogno, se vogliamo. Siccome la nostra società è fatta in maniera tale che tu, per mangiare, per vivere, devi lavorare, devi avere dei soldi in tasca ad andare a comprarti il pane, detta in maniera molto, esattamente, no? Sì. Molto sintetica. Quando io mi riferisco alla questione dei sogni, non mi riferisco a qualcosa di prettamente, cioè onirico nel senso proprio irreale o irrazionale. Anzi, noi possiamo vivere in questa società realizzando ognuno il proprio sogno e vivendoci anche. Io adesso ho il secondo sogno, quello che voglio realizzare e ho già iniziato a pianificare con i giusti indicatori, sì. E quello faccio partendo da quella che è stata la mia esperienza, avviando un'attività, utilizzando e applicando quei concetti e quei valori che mi sono stati insegnati 42 anni fa di rispetto dell'essere umano, di rispetto della singolarità dell'essere umano e della persona. E questa attività, che è un'attività economica imprenditoriale, dovremmo riuscire a farla partire ai primi del prossimo anno. E la voglio fare. E la voglio fare. E la voglio fare. Certo, e che la faccio. Sì, e la faccio. E la faccio. Esatto, la faccio. Esatto. Mi piace moltissimo questo. E lo faccio, e lo voglio fare. Quindi abbiamo sviscerato già due sogni in realtà oggi con te, no? Sì, sì. Perché uno sta prendendo forma, ormai insomma è addirittura d'arrivo, quello del libro. Che è il primo. Che è il primo libro. Quindi vuol dire? Vuol dire che ce ne saranno altri, Ce lo sta già annunciando il nostro Paolo. E che quindi insomma vedrà la luce da qui a breve, si spera, perché insomma ci stai, sì, lavorando, ormai insomma sei nella fase editing, quindi insomma dai, sì, da qui a breve dovremmo poterlo presentare, non vedo l'ora, anche perché è un argomento interessante. Vuoi accennarlo veloce veloce o ci teniamo questo per la prossima, per la presentazione? Una cosa velocissima, e ovviamente una storia di vita vissuta da metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 70 ed è l'evoluzione di quella che è una famiglia, quindi una coppia di emigranti che si è scontrata con la realtà della città. E quindi la crescita, in quegli anni lì c'è stata la grande crescita, la presa di coscienza da parte del mondo femminile
ed è nato qua a Torino un movimento fortissimo come il movimento femminista, e quindi c'è questa figura femminile che emerge, lotta, si dispera, si danna e si porta dietro due bambini che crescono, diventano due ragazzi, e, insomma, è bello. Ed è un pezzo di storia, tra l'altro, molto importante, perché sono gli anni di grandissima trasformazione. È vero, sì, che noi andiamo avanti molto veloce, devo dire, da un certo punto in poi la tecnologia, il cambiamento, la storia, tutto va avanti molto veloce, ma quegli anni lì hanno portato delle trasformazioni molto molto importanti dal punto di vista sia lavorativo, tecnologico, ma anche proprio di cultura. Certo. Nel senso, ci sono state delle trasformazioni decisamente importanti, all'interno delle quali il nostro Paolo, insomma, ha potuto sguazzare, quindi potrà condividere, ce ne racconterà la prossima volta, ma sicuramente vivere dall'interno determinati cambiamenti è interessante, è un fascino, secondo me. È incredibile quello che è successo in quegli anni, cioè oggi per noi è normale vedere una donna single che vive la sua vita e va avanti. A metà degli anni 70 non esisteva ed è scoppiato lì. Esatto. E le donne hanno, quando si parla di femminismo, oggi sembra quasi che il femminismo sia il rifiuto della femminilità. Assolutamente no. Oggi quello che noi diamo per scontato allora non esisteva. Non esisteva a livello sociale, è stata una grandissima lotta da parte sia delle donne ma anche da parte degli uomini, cioè della società intera. Quindi è vero, quegli anni lì sono stati un crogiuolo incredibile, però magari ne parliamo la prossima volta, se non sì, vi togliamo, no, infatti io volevo soltanto sfiorare l'argomento, perché quando questo sogno sarà realizzato, certo, e ormai manca davvero poco, ti aspetto qua per la presentazione ufficiale, insomma, del sogno realizzato, con tanto di copertina e tutto quanto. Grazie. Va bene. Okay. Che dire, la nostra mezz'ora è volata. Cosa vogliamo dire in conclusione ai nostri amici sognatori, ai nostri ascoltatori? Cosa vuoi lasciare da sognatore? Di non mollare mai, non mollare mai, 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 perché noi abbiamo, io ho una massima che mi ha seguito e l'ho fatta veramente mia, soprattutto in quest'ultimo periodo. E questa è bellissimo vivere, la vita è un dono meraviglioso e noi dobbiamo cercare di viverla, perché siamo fortunati a essere qua e non in paesi del mondo dove in realtà c'è ben altro. E noi, nel rispetto di quello che è il mondo, le persone, la natura, tutti quanti, dobbiamo viverla pienamente e non dobbiamo mollare mai. Non posso che essere assolutamente d'accordo con te, perché diciamo che questo è un po' il mio motto. Sono contenta di poterlo condividere, insomma, di incontrare altre persone che ci credono, quindi mai mollare, perché il privilegio che noi abbiamo veramente va tenuto in considerazione, perché hai detto una cosa molto importante: in fondo noi abbiamo avuto un dono, certo, del tutto casuale, a nascere in un luogo che non ha la guerra, che non ha determinate sofferenze decisamente più pesanti rispetto a quelle che stiamo vivendo, per carità di Dio, ci sono situazioni e situazioni, però, certo, no, però nascere in Italia, nascere qui, ha sicuramente un peso importante, è un dono importante, quindi grazie per condividere questo pensiero. Non dobbiamo mai mollare, non dobbiamo mai dimenticarci del grande dono che abbiamo ricevuto. Un abbraccio ancora grande a Giulia Pognante, ciao ragazza, e un saluto naturalmente a tutti coloro che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, a tutti i sognatori e a quelli che ci stanno soltanto provando, non abbiate paura, perché sognare si può e non è peccato. Assolutamente no. Alla prossima, grazie Paolo Farina. Grazie a te, Ivana. Ciao, ciao. E grazie di quello che fai. Grazie a te.